insieme a me. Siamo molto contenti di ospitare anche quest'anno Book City, un evento culturale così bello e sentito dalla cittadinanza milanese. E se siete qui è un po' perché, insomma, vi piacciono le storie, i libri, le narrazioni, quindi le relazioni, gli incontri e le persone. E anche il Centopine è un po' un luogo di incontro tra le persone, perché innanzitutto il Centopine è la casa dei missionari che dal 1850 sono presenti in 19 paesi del mondo, dalla Papua Nuova Guinea alla Guinea-Bissau, alla Cina, al Brasile, e ad oggi sono presenti con diversi progetti di sviluppo a sostegno delle popolazioni locali. Ma qui a Milano il Centopine vuole essere un po' un centro culturale, e lo vediamo perché siamo all'interno di un teatro e abbiamo un'accesa stagione teatrale con uno spettacolo di eventi. Ma al fine troviamo anche una biblioteca con circa 44.000 volumi tra monografie e riviste, e un archivio storico e un archivio fotografico, nonché una sala studio, una sala lettura aperta a tutti i giorni. È un luogo di cultura perché abbiamo anche il Museo Popolo e Culture, che è un museo multimediale con percorsi per tutte le età. E il Centopine è anche un luogo di formazione e informazione. Abbiamo diverse attività, da prima di missione, Accademia Senza Frontiere, il dopo scuola time out per i ragazzi delle superiori. E anche un luogo di informazione perché è la sede di Mondo Missione, la redazione di questo giornale missionario e dell'agenzia di stampa Asia News. Quindi io vi lascio la parola e grazie di avermi ascoltato e buon incontro.